Non puoi più far finta di nulla. Ragazzi, allora, chi non vede certe situazioni è perché ha la testa, o ha la testa nel pallone, o ha la testa completamente, diciamo che ha la testa proprio sotto. Allora, quello che voglio dire è prima di tutto che ci abbiamo il pranzo di Natale, ok? Quindi vi aspetto sabato, questo sabato, ok? 16 dicembre, da mezzogiorno in poi al Bar Osteria La Quercia. Almeno ci tiriamo su, almeno siamo in compagnia. Settimana scorsa abbiamo fatto la tombolata con i pizzoccheri, siamo divertiti da matti. Poi era buono i pizzoccheri, siamo divertiti, quindi vi aspetto questo sabato che c'è lo stinco di maiale, poi ci sarà ancora qualcosa d'altro. Pranzo di Natale lo facciamo il 16 perché poi magari un po' di gente va via, quindi per cui ci facciamo un po' di festa, ci facciamo gli auguri in un posto carino, che ci mettono simpatico, siamo di noi, abbiamo la possibilità di fare un po' quello che vogliamo, cioè abbiamo lo schermo per la tombolata e ringrazio il proprietario Vincenzo che ci dà questa possibilità. Grazie. E si mangia bene a prezzi italiani, siamo subito dopo la dogana, quindi ci arrivate, potete entrare se non volete pagare, entrate dalla, se non avete entrate da Maslianico, dalla dogana di Maslianico, passate, entrate da Chiasso Centro, fate la strada vecchia, andate su per Chiasso, prendete Balerna e siete subito lì, quindi non dovete pagare neanche il bollino dell'autostrada se arrivate dall'Italia. Se arrivate in treno potete scendere alla stazione, siamo lì sotto. Anche magari sabato facciamo una cosa anche del genere. Magari sabato, magari dopo di lì andiamo a farci un giro, magari anche al centro commerciale. Vediamo un po'. Stiamo lì fino alle 4, 5, poi magari andiamo da qualche altra parte a vedere se c'è qualche saldo, giusto per approfittare di qualche prezzo magari un po' basso, visto che non siamo tanto distanti da noti centri commerciali, che poi, ecco, la cosa bella è che poi se vai in quei centri commerciali svizzera, le auto sono tutte italiane, chissà come mai, perché hanno dei prezzi comunque minori per quanto riguarda il discorso vestiario, compagnie varie, e anche lì a mangiare a prezzi italiani, quindi non è proprio vero che poi in Svizzera è tutto carissimo, anzi, perché se fosse tutto carissimo, fuori da un noto centro commerciale, outlet non sarebbero solo 90% targhe italiane che vengono a fare spesa, proprio perché i prezzi comunque sono un po' più bassi. E quello comunque vi aspetto su sabato, ok? Per il pranzo di Natale. Va bene, mi tirate su un po' di morale, non è un periodo buono, molta gente sa quello che sto passando, però si tira avanti. Allora, il discorso di impoverirci e non fare finta di niente. Ragazzi, cioè, è palese questo discorso che vi sto facendo. Cioè, non è che bisogna essere dei geni dell'economia, Lambenedetto, eccetera, eccetera. Basta uscire, basta vivere e basta rendersi conto. Basta non avere la mammina che ti fa la colazione, il pranzo, la cena e la spesa per renderti conto come tutto a 360 gradi è diventato caro. Se sei un ragazzo che studi all'università oggi, una stanza d'affitto ti costa minimo 500, ma minimo 500 euro a Milano, a minimo sto parlando, minimo, il costo della vita è assurdo. Tanto è vero che ho un amico che ha un appartamento, poi la gente, sai, parla, 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 ma non porta mai nulla di concreto. La gente dice no, ma con un appartamento non si può vivere di rendita. Io ho un amico che non ha mai lavorato. Mai lavorato, vive di rendita con un appartamento in affitto. Ha avuto la fortuna di avere un appartamento in zona periferia di Milano, lasciato dal padre dove lui vive, e un appartamento in centro, in zona Stubo di lì, cos'è, Piola, non so, quella zona lì, che affitta gli studenti. C'ha dentro 5, 6, 7 studenti ogni volta, a 600 euro, 5, 600 euro, e fa 3.000, più di 2.000 euro puliti. Non ha mai lavorato con un appartamento, ha avuto questa fortuna, beato lui. Quindi, che tutto sia aumentato in maniera esagerata, dallo studente che deve andare a studiare e deve prendersi una casa in affitto, alla spesa su, alla massa, alla donna che va a fare la spesa, quello single che va a fare la spesa, da quello che va a fare la benzina, perché ragazzi, adesso c'è la gente che dice: ah, oh no, però adesso la benzina costa 1,7, non è più 2 euro al litro. Sì.
Peccato che costa 1,7 quando invece stava a 150 dollari il barile, non a 75, costava 1,30, per cui dovrebbe costare 65 centesimi. Però è contento, vabbè, non costa più, no, costa 1,70. Dovrebbe costare la metà di adesso. Quindi fare un pieno di benzina ci vogliono 50-60 euro. Non parliamo delle bollette, non parliamo del costo della vita e gli stipendi? E gli stipendi? Gli stipendi sono rimasti al palo. La gente sempre più, anche cosa hanno attaccato su sto governo, ancora uno, due, tre anni, quanto ho attaccato su ancora di pensione? Ormai vai a pensione a 70 anni. La gente giovane a casa, i vecchi a lavorare, la gente a lavorare, ma soprattutto ragazzi, cioè l'Italia purtroppo, lo devo dire, è un bel paese, ma purtroppo, uso il purtroppo, e poi se una gente dice no, ma l'han benedetto, ti lamenti, l'Italia è un bel paese, ma purtroppo, ragazzi, il nostro è un paese con un costo della vita da paese nordico e stipendi da fame, mediamente, cioè è inutile che siamo qui a prenderci in giro. Se andate a vedere, ma non lo dico io, andate nei social, andate su internet, io non guardo più televisione, radio, ho visto perché sono andato da mio amico quel docufilm Netflix su Traba, ma perché c'è roba, ma io non ho più casa, niente. Però non lo dico io, non lo dice Lambrenedetto, basta che vi informate un attimino e andate a vedere crescita dei salari negli ultimi 20 anni, l'unico paese in Europa che è rimasto al palo è stata l'Italia. Cioè è inutile che siamo qui, cioè ma girano dei post anche di roba, cioè è da vedere, cioè non è che lo dico io, cioè se io vado in Spagna, e tutte le volte vado in Spagna perché amo comunque la Spagna, io mi rendo conto che costa la vita, quanto è la benzina oggi in Spagna? Vado nei supermercati in Spagna, vedo cosa costa la vita, non costa più che in Italia, ma a livello di stipendi ormai ci hanno raggiunto il passato, quando noi, lasciamo perdere il discorso delle infrastrutture, quando finito qua l'epoca fascista di Franco, noi andavamo negli anni 70-80, eravamo dei signori, quelli erano spianati, e oggi questi ci hanno dato tre giri del fumo a loro, tanto è vero che là ci sono 300.000 italiani e in Italia ci sono 20.000 spagnoli, chissà come mai noi emigriamo di là. Ragazzi, non è cresciuto niente. La prerogativa, cosa è andato? Cioè, anche poi la cosa bella è che ogni governo che arriva, tutti dicono: ah, è arrivato questo. Ogni tre anni c'è il salvatore della patria, il nuovo salvagente. Adesso hanno già preparato il nuovo salvagente, perché intanto man mano adesso questo qui che è su già è sparta, nuovo salvagente, perché loro preparano già i nuovi salvagenti. Cioè, andiamo a vedere concretamente cosa hanno fatto. Cioè, questi, quelli di prima, c'è stato un aumento concreto? No, zero. Cioè, oggi come oggi dovresti aumentare gli stipendi degli operai per non di 20-30 euro, di 50-80 euro. Cioè, dovrebbe un operaio oggi prendere per andare dietro agli aumenti che ci sono stati in un anno minimo 1.000 euro in più. Cioè, niente ragazzi, qui la situazione o il costo della vita tornare ai prezzi che c'erano prima, visto che i prezzi non tornano prima, visto che quello lì non c'è prima, ragazzi, la gente è impoverita, non è inutile che stiamo qui a farci il giro del fumo. Cioè, oggi con 50 euro entra, fa la spesa anche in un discount, esci e non hai comprato niente. Quindi com'è la situazione? Come vedo la situazione? Niente, aspettate il nuovo salvatore, intanto voi siete lì, ma questo non è male, ma questo è il meno peggio, ho visto.